della speranza di una ragazza che non si arrende all'aggressività di una malattia difficile, soffre di tre patologie, di malattie molto rare, e chiede di ritornare nel mondo che le appartiene, ma un mondo dal quale dopo 11 anni, pensate, 11 anni ferma, immobile nel letto, rischia di essere esclusa. Tra poco ci colleghiamo in diretta con lei, ma vediamo prima questo servizio in cui si presenta. Lei si chiama Jenny Cerea. Ho lasciato il mondo in sospeso. So che lì fuori, che vive e porta la vita a tutti. Mi chiamo Jenny Cerea e soffro dal 2005 della sindrome di Ehlers-Danlos, collegata a diverse anomalie cerebrospinali, patologie genetiche molto rare, che insieme provocano disturbi potenzialmente letali. Per i primi 6 anni, i medici italiani non sono riusciti ad aiutarmi, ed è per questo che sono dovuta andare in America, dove però, essendo cittadina straniera, non ho copertura medico assicurativa. Grazie a tre operazioni, gli specialisti americani hanno rallentato la degenerazione della malattia. Oggi però occorrono altri tre interventi molto costosi. Vorrei alzarmi da questo letto, nel quale sono immobile da 11 anni, passeggiare nelle strade, ascoltare le vostre voci, sorridere con voi. Instabilità spinale, cisti di Tauro, stenosi cerebrale, sindrome di Lia, sono nomi delle mie patologie, che fanno paura, ma se non rimango sola, posso mantenere. Mi potrà spingere oltre.